Giornate all'insegna dello sport per gli scout di Gela. La sezione Fabio Rampulla ha organizzato la 23esima edizione del torneo di calcetto e pallavolo maschile e femminile, che vedrà la partecipazione di 260 scout della città. I ragazzi scenderanno in campo per sfidarsi animati da integrazione, spirito di squadra e solidarietà, come spiega il presidente della sezione Gela 1, Salvatore Vitale. In programma ci sono diverse squadre formate da tutti i soci dei gruppi scout WFIS della città, perché lo scopo non è quello di vincere o di far vedere qual è la squadra migliore, lo scopo è quello di far giocare tutti, anche chi è preso da un handicap, che ha problemi deambulatori, e in modo che tutti i ragazzi si sentano partecipi uguali davanti a tutti quelli che li vedono, li ascoltano e fanno il tifo per loro. Questo è il 23esimo campionato che facciamo, cioè abbiamo cominciato 23 anni fa e il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a questo campionato, chiamiamolo così, che vedrà alla fine il giorno 19 sera, e se c'è brutto tempo la faremo il 20. Con le finali, quindi la consegna di medaglie per tutti, coppe per tutti, perché è una cosa a cui i ragazzi tengono lo sport, però sport non professionali, cioè noi non dobbiamo andare a formare squadre per giocare nei vari campionati, noi dobbiamo far muovere i ragazzi, perché i ragazzi che vengono di questi tempi hanno difficoltà a muoversi, perché stanno sempre di fronte ai videogiochi, con lo smartphone, e quindi c'è bisogno di movimento. Come rispondono ogni anno i ragazzi a questa iniziativa? Sono felicissimi e sono tutti sempre presenti, perché per loro è un appuntamento ormai preciso durante l'anno, così come il campo estivo alla fine dell'anno, così come tutte le altre attività che sono state fatte. Abbiamo fatto un campo di San Giorgio nella pineta del Cozzarelli Marineo di Gran Michele, dove 260 ragazzi, se voi guardate su Facebook, vedete le nostre foto su sezione Scout di Gela, hanno combattuto soprattutto per un ideale, che è quello di essere sempre migliori, come abbiamo scritto, di essere passabili in un salotto, ma indispensabili in un naufragio. La finale del torneo è in programma per domenica 20 maggio nella sede della sezione in via Giulio Siragusa. I partecipanti saranno premiati con coppe e medaglie.